Cesare Pavese e la luna e i falò. Allora, nel 1908 nasce Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo, quindi sulle Langhe. Le Langhe ritorneranno sempre poi nella sua produzione e ovviamente voi che avete letto La luna e i falò ce l'avete in mente chiaramente. Questo ritorno alle Langhe continuo e quasi ossessivo. A 8 anni Pavese perde il padre. Sicuramente questa perdita influisce sulla psiche di Pavese, nel senso che produce un turbamento che accanto a mille altri, anche questo produrrà un disagio esistenziale profondo che lo condurrà poi al suicidio nel 1950. Del resto, la mancanza del padre un po' si intravede anche nel romanzo della Luna e Falò, anzi addirittura, come ben sapete, Anguilla, il protagonista, è persino un trovatello, non sa chi è suo padre e chi è sua madre. Il diario in cui scrive i suoi pensieri e quindi spesso i suoi turbamenti lo intitolerà Il mestiere di vivere. Ecco, studia in città. Nel senso che è nato lì nelle Langhe, ma poi passerà insomma, la sua gioventù in città, sempre con questo però rimpianto della campagna. Ecco, però la cosa è un po' strana, un po' ambigua, nel senso che quando è in città rimpiange la campagna, e quando è in campagna è comunque sempre uno sradicato. E anche noi che abbiamo letto La luna e i falò sappiamo bene cosa vuol dire essere in campagna, ma comunque non sentirsi parte di questa campagna, di questa collina. Lo dice per esempio lo studioso Dominique Fernandez, quindi se è francese, che dice: Pavese manifesta molto precocemente due personalità, ma non riesce a farne coincidere alcuna con l'esperienza direttamente vissuta. In campagna si comporta da cittadino, ecco, il nostro Anguilla, per esempio, è proprio così, è uno che in campagna si comporta da americano, chiamiamolo così, no? In città da contadino. In tal modo egli non è soltanto sdoppiato, ricordate i Fumatia Pascal, Pirandello, ma non è mai interamente se stesso. È questa mancanza di integrità, di radici, di integrità, di personalità, ve la ricorderete sicuramente anche nel romanzo. Ecco senza dubbio il primo sintomo del suo disadattamento, della sua incapacità di vivere. Pavese frequenta il liceo d'Azeglio dove c'è un professore, il professor Monti, che è un professore integerrimo e che ispira sentimenti, la passione per la letteratura sicuramente, ma anche sentimenti di contrasto nei confronti del regime, della retorica del regime e di antifascismo, quindi di impegno civile, che si coaguleranno in questi anni, attorno a questa generazione di giovani torinesi, attorno alla casa editrice Giulio Einaudi. Tanti sono i personaggi, insomma, che partecipano di questa stagione, Fernanda Pivano, Massimo Mila, questi giovani intellettuali torinesi antifascisti che si formano in questi anni appunto di fascismo, per esempio studiando la letteratura americana. Infatti Pavese, per esempio, farà una tesi di laurea su Walt Whitman, che è un poeta, attratti però soprattutto dalla narrativa americana. Pavese poi sarà un grandissimo traduttore di testi americani, a partire da Melville, Moby Dick di Melville, fino a testi del Novecento, che avrebbero introdotto infatti una linfa nuova nella letteratura italiana. Proprio negli anni in cui il fascismo predicava una sorta di autarchia anche culturale, non solo un'autarchia economica, ma anche culturale, come se si dovessero chiudere i confini anche alle contaminazioni, no, straniere ed esterne. Invece questi giovani intellettuali si interessano della letteratura americana, fanno un'antologia americana, la chiamano così, di testi americani, e così, come vi dicevo, introducono
modo nuovo di pensare alla letteratura, che del resto voi avete verificato nella lettura della Luna ai Falò, avete visto questo realismo simbolico particolare, insomma, che Pavese probabilmente ha assunto anche da Faulkner, dalle letture quindi di alcuni scrittori americani. Egli è sempre, come dire, antifascista, ma generalmente, sia durante questo periodo, il periodo del regime, sia durante la guerra, la resistenza, non partecipa attivamente. Tuttavia, diciamo, si fa beccare, no? Con alcune lettere compromettenti e quindi c'è un processo e in base a questo processo Pavese viene confinato, viene mandato al confino a Brancaleone Calabro. Doveva essere un confino di 3 anni, invece un confino di un anno solo. E questa esperienza poi, in un certo senso, verrà trasfigurata e messa sulla carta nel romanzo Il carcere, o racconto lungo, Il carcere. Quando poi però ritornerà a Torino, dopo quest'anno di confino, la fidanzata, la ragazza con cui si era fidanzato, la troverà sposata con un altro. E questo rappresenterà la sua prima delusione amorosa, che accanto all'ultima delusione amorosa sicuramente contribuirà alla scelta drastica del suicidio. Poi verranno pubblicate nel 1936 le poesie di Lavorare stanca, un tipo di poesia completamente diverso rispetto, per esempio, alla poesia ermetica contemporanea. Una poesia invece racconto, una poesia prosa, e quindi modo completamente diverso anche di fare poesia, che però non ebbe successo, e quindi dopo questo esordio Cesare Pavese si indirizzò soprattutto verso la prosa, no? E quindi le sue opere saranno poi in seguito per la maggior parte opere di prosa, con l'eccezione di Verrà la morte, avrà i tuoi occhi, che invece sarà un'opera di poesia degli ultimissimi anni. Quindi dopo questa esperienza poetica, incomincia Pavese a scrivere i suoi primi romanzi, che avranno romanzi brevi o racconti lunghi. In genere, lui ha un po' questa misura, un po' particolare, no? Mentre invece La Luna e il Falò è uno dei suoi romanzi, quasi quasi potrei dire uno dei più lunghi, tra virgolette, di quelli che ha scritto, no? Che hanno un certo successo e riscuote un certo interesse la narrativa di Pavese. Però nel frattempo, appunto, c'è la guerra e c'è la resistenza, alla quale, come vi dicevo, lui non partecipa attivamente. Comincia quindi questo isolamento, no? Che poi si accentua negli anni successivi. Nell'immediato dopoguerra partecipa attivamente alla produzione, anzi diventa un caporedattore, insomma, di questa casa editrice Einaudi. Poi scrive i dialoghi col compagno per il giornale dell'Unità, però sviluppa anche interesse per i miti, e scrive infatti il testo, i dialoghi con Leucò. Su questo aspetto. Comunque anche questa attività intellettuale, politica, eccetera, non priva di delusioni, che sono le delusioni dell'immediato secondo dopoguerra, è anche successo, che arriderà a lui soprattutto nell'ultimo anno di vita, con il premio Strega. Non riusciranno a togliere, insomma, questa patina di insoddisfazione, di profondo disagio e male di vivere, insomma, che lui viveva. E infatti lui stesso scrive nel suo diario: la beatitudine del 48-49 è tutta scontata. Dietro quella soddisfazione olimpica c'era questo, l'impotenza e il rifiuto a impegnarmi. Adesso, a modo mio, sono entrato nel gorgo, contemplo la mia impotenza, me la sento nelle ossa, mi sono impegnato nella responsabilità politica che mi schiaccia. La risposta è una sola: suicidio. E questo è uno degli ultimi brani che lui scrive in questo mestiere di vivere,
che termina proprio con questa rinuncia proprio a scrivere. Poi l'incontro con questa donna, Constance Dowling, questa americana che poi però se ne va via e lo lascia solo, contribuiranno a questa scelta definitiva e drastica che lui aveva del resto già più volte preannunciato anche agli amici e agli intellettuali, insomma, che gravitavano in quella Torino del secondo dopoguerra, ma che tutti sempre speravano fosse più che altro cioè che non pensasse mai davvero di realizzare questo progetto. E invece il 27 agosto del 1950 lui si tolse effettivamente la vita. Andiamo adesso però a parlare del romanzo La Luna e i Falò. Già lui aveva scritto dei testi che riguardavano questo argomento, cioè il ritorno alle langhe. Per esempio, aveva scritto un racconto che si intitolava La Langa e che aveva inserito nella raccolta di racconti Feria d'agosto. Il protagonista ritornava sui luoghi dell'infanzia per ritrovare se stesso. E la stessa cosa viene espressa anche in una poesia, la poesia I mari del sud, che è la poesia del suo esordio, quindi è contenuta nella raccolta Lavorare stanca. Nel caso però di quella poesia o di quel racconto, alla fine avveniva questo ritorno, questo ritrovamento di se stessi. Invece, come ben sappiamo, la fine del romanzo La Luna e i Falò è una fine sconsolata, è una fine in cui sostanzialmente questo ritorno alle origini non riesce, questo ritrovamento non si attua. Anguilla non trova ad aspettarlo la gente con cui ha vissuto la sua infanzia e non scopre le sue origini. Molto significativamente, infatti, lui rimarrà un bastardo e se ha cercato di capire, di sapere chi era effettivamente sua madre o chi era stato suo padre, non è riuscito in questa ricerca. Anche il recupero memoriale elegiaco dell'adolescenza alla mora sarà contrappuntato dalla tragica ombra della morte. E infatti, proprio si concluderà il romanzo della Luna e Falò con la morte di Santa, una di quelle ragazze che lui aveva conosciuto alla Mora, che viene bruciata viva perché ha tradito i partigiani. Quali sono i temi e le tematiche presenti nella Luna e Falò? Anzitutto il mito dell'America. Sappiamo infatti che Anguilla, poi dopo è andato a Genova. E poi è salpato, ha fatto fortuna, insomma, è andato in America e adesso con un bel po' di soldi, ma privo delle sue radici, cerca di ritornare nelle Langhe per ritrovare queste radici, ma non le ritrova. L'America è il sogno di tutti, il sogno di Anguilla, prima di tutto, ma è anche il paese della solitudine, perché tutti in America, non solo Anguilla, non conoscono le proprie radici, le hanno perse, hanno perso il loro passato e spesso non sanno chi sono i loro genitori. Ecco, questa è una cosa che è stata interpretata anche in modo molto profondo da alcuni, no? Cioè non sapere chi è il proprio padre, ritornare per capire chi è stata la madre, chi è il padre, chi è la madre. Lui, abbiamo già detto, ha perso il padre a 8 anni. Diventano questi simbolo di uno sradicamento, di una mancanza di identità che sono molto profonde. Ecco, perché si intitola La Luna e i Falò, questo romanzo? La Luna è una realtà ben presente nella vita contadina, perché appunto, come adesso vedremo, se riusciamo a leggere, non so, tutti i brani. Nuto glielo spiega chiaramente, insomma, glielo ricorda ad Anguilla, che la vita contadina è tutta scandita da questi ritmi, i ritmi della luna. E molte delle operazioni, insomma, che devono fare i contadini, bisogna farle proprio con la luna nuova,
perché se le si fa con la luna piena, insomma, poi è un disastro. Quindi sicuramente c'è questa presenza, che è una realtà simbolica. Ecco, qui incominciamo a parlare quindi del realismo simbolico di Pavese, che è estremamente diverso dal realismo dei veristi e anche dal realismo dei contemporanei neorealisti. Ma accanto alla Luna ci sono i falò, ci sono dei falò che si contrappongono in questo romanzo. I falò dell'infanzia sono falò di vita, cioè rappresentano il ciclo della natura e quindi sappiamo infatti che per propiziare diciamo, il raccolto, eccetera, durante le feste si accendevano i falò. Rappresentavano un segnale prezioso per capire se intraprendere o no un lavoro. No, scusate, la luna rappresenta un segnale prezioso per capire se intraprendere o no un lavoro. Cioè la luna piena è sfavorevole, mentre la luna nuova è propizia. Ma i falò vengono bruciati, per esempio, la notte di San Giovanni, nelle stoppie, per svegliare la terra, per favorire il raccolto. Questi sono però i falò, vi dicevo, dell'infanzia, che lui ricorda, Anguilla ricorda, e sono falò positivi. Però i falò della maturità, cioè i falò del ritorno, i falò a cui è costretto o ad assistere direttamente o che gli vengono raccontati, sono i falò della morte. Quindi, per esempio, il balino che incendia la gamminella, prima ammazza sua moglie, Virgilia. E poi, no, scusate, no, ho sbagliato. Virgilia è la moglie del padrino, la moglie del valino. Com'è che si chiama la moglie del valino? Ve lo ricordate? Comunque l'ammazza di botte praticamente. Poi, preso da un raptus di follia, decide di incendiare la gamminella, che era stata la cascina, insomma, in cui aveva passato gran parte della sua infanzia Cesare Pavese, e quindi brucia la sua infanzia, bruciano i ricordi, e poi, come ben sappiamo, il romanzo termina con la morte di Santa, incendiata, cremata, si può dire, da Baracca e dagli altri partigiani perché ha fatto la spia con i tedeschi. Quindi la contrapposizione, ecco perché i falò, quindi i falò del presente, della maturità, falò di morte, eccetera, che si contrappongono ai falò dell'infanzia. Vabbè, la vicenda sappiamo bene, quindi il nostro Anguilla ritorna nella sua terra di origine per capire meglio chi è, per ricordare il suo passato, per capire meglio il suo passato. È un ritorno quindi in un certo senso simile a quello dell'Odissea, con la differenza che Ulisse sa qual è il suo paese, sa che lì sono le sue radici, ad Itaca, mentre invece Anguilla alla fine se ne andrà sconsolato perché si chiede: ma qual è il mio paese? Non sa neanche bene qual è il suo paese, non sa il paese in cui è nato, per esempio. È vero che è stato lasciato sugli scalini del Duomo di Alba, ma viene da Alba o viene da un altro paese? Vi ricordate che si chiede questa cosa all'inizio del romanzo? Quindi quasi quasi più simile in un certo senso la sua vicenda a quella di Foscolo. Cioè di uno che non può ritornare nella sua patria d'origine, che non può recuperare queste radici, a differenza di Ulisse, ricordate la poesia A Zacinto di Ugo Foscolo, di Ulisse che comunque sa bene qual è la sua patria. Quindi l'esilio è diverso, ricordate il diverso esilio, no? Fra Ulisse e Foscolo. Ecco, in questo ritorno, nel suo passato, anche Anguilla, come Dante, ha una guida. E la guida è Nuto. Nuto è quindi in un certo senso il Virgilio di Anguilla, che lo guida in questo ritorno spiegandogli tutto quello che è successo mentre lui era lontano. Rappresenta, tra l'altro, un personaggio realmente esistito, o meglio, non era questo il suo nome,
spesso Cesare Pavese ritornava a Santo Stefano Belbo, nel suo paese di origine, e ritrovava questo suo amico che era anche lui un suonatore. Adesso non mi ricordo bene il nome di questo personaggio che poi ha vissuto tantissimo, tanti decenni dopo la morte di Pavese. Rappresenta la parte attiva dell'autore. È vero, Pavese non era solo sempre un tipo passivo, era anche un operatore culturale infaticabile, che ha avuto un ruolo insostituibile nell'affermazione della casa editrice Einaudi. Un po' quindi, insomma, ha una voglia di rinnovamento, combatte ed è rimasto al paese, Nuto è rimasto al paese, crede al valore propiziatorio della luna nuova e dei falò dei campi. Ah, ecco, è Pinolo Scaglione il nome del Nuto realmente esistito. Il Nuto realmente esistito si chiamava, mi pare che sia morto pochi anni fa, però non molti, ed era il grande amico di Pavese e quindi rivive in un certo senso in questo personaggio di Nuto, il quale Nuto racconta la morte di Santa alla fine del romanzo e Nuto ha pietà per i cadaveri ritrovati. Ecco, non so se ho letto con voi una poesia di Ungaretti, Non gridate più. L'ho letta con voi questa poesia? No. Va bene. Comunque, diciamo che nell'immediato secondo dopoguerra spesso c'erano dei contrasti, insomma, che non si erano sopiti con la fine della guerra, con la liberazione. E voi che avete letto il romanzo La Luna e i Falò, vi ricorderete di quel capitolo in cui a un certo punto sono ritrovati dei cadaveri. E quindi i contrasti ideologici e politici, proprio nel momento del ritrovamento di questi cadaveri, riemergono. Vi ricordate che c'era da una parte, non so, il prete e gli altri che erano un po', non dico nostalgici del regime, però insomma avevano letto in un certo modo anche abbastanza negativo tutto sommato la vicenda della resistenza, e invece quelli dall'altra parte, no? Che si contrapponevano. In mezzo però c'è Nuto che esprime la pietà umana per questi cadaveri ritrovati e che la racconta al nostro protagonista, ad Anguilla. E poi c'è tutta quanta la vicenda del romanzo. Allora, qui vediamo un po' di brani. Facciamo così, proviamo a leggere dei pezzi da questi brani, proprio per ripercorrere tutta la trama del romanzo. Tanto per incominciare l'inizio. L'inizio è proprio la testimonianza di questa mancanza di radici. Infatti, comincia proprio così il romanzo. C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e non invece a Canelli, a Barbaresco, in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo. Dove sono nato non lo so. Ecco, io non so dove sono nato. Ma ritorno qui. Perché qui è il posto dove ho passato l'infanzia, no? Quindi è la gaminella, no? Non so se vengo dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del Duomo di Alba magari non veniva neanche dalla campagna, magari era figlia dei padroni di un palazzo, oppure mi ci hanno portato in un cavagno, in un cesto. Da Vendemmia, due povere donne da Monticello, da Neive, o perché no, da Cravanzana. Ecco, come vedete, il nostro Anguilla è un trovatello, ma il fatto di essere un bastardo, così poi lo chiamano per esempio i suoi compagni, vi ricordate, quando lui andava a scuola da ragazzino, non dà adito a una denuncia sociale sullo stile di quelle presenti nei romanzi naturalisti, o comunque a una semplice rappresentazione impersonale della realtà come avveniva nei romanzi veristi o neorealisti. Ad esempio, nella Malora di Fenoglio si descrive proprio la desolazione della provincia
povertà, insomma, di questa povera gente in questi posti di campagna, ma diventa invece una riflessione etico-esistenziale sulla propria condizione, su questo sradicamento, su questa perdita di identità. Infatti il protagonista, dopo aver girato per molti paesi, ritorna lì proprio perché ha il desiderio di trovare queste radici, di trovare un posto in cui la sua persona possa valere per più di una generazione. Ma non sa neanche dove è nato, però, ecco. Sa solo che poi è stato preso, allevato da questa famiglia, la famiglia di Virgilia e di Padrino. Padrino, ve lo ricordate, quello che muore vecchio e abbandonato dai generi, cioè dai mariti delle figlie, e Virgilia che muore quando Anguilla ha solamente 10 anni, e poi le due sorellastre, Angiolina, che poi Nuto racconta ad Anguilla è morta di tumore dopo aver fatto 7 figli, e Giulia che è morta in un campo ammazzata da un fulmine. E quindi praticamente lui ritorna lì per ritrovare il passato e non ritrova neanche una di quelle persone con cui ha vissuto la sua infanzia. Tra l'altro, vi ricordate che Padrino, Angiolina e Giulia si erano anche trasferiti persino via dalla Gaminella e erano andati in un altro paese, a Cossano. E poi la Gaminella è stata presa appunto dal Valino, che è un personaggio, ve lo ricordate? Tutto suo, quel contadino nudo, duro, crudo, che cova rancore e che poi questo rancore esplode alla fine sia contro gli altri quando ammazza la moglie. Ah, la Rosina, ecco, la Rosina, la moglie del Valino, vi ricordate? L'ammazza di botte, poi va a cercare Cinto, ricordate, no? E poi appunto, brucia la Gaminella, no? Allora, cosa stavamo dicendo? Ah sì, l'inizio del romanzo. Non è una visione oggettiva distaccata, quindi quella che presenta Pavese, ma una visione soggettiva dall'interno di questo personaggio di Anguilla che ricorda questo passato e cerca disperatamente di trovare un senso di trovare queste radici. Ma non ci trova, ma non riesce a trovarle, no? E poi qua c'è il resto dell'inizio di questo romanzo. I luoghi, l'ambientazione non sono precise e determinate, ma amplificano il senso di inquietudine, di estraneità, di mancanza di radici. Quando parla di questi paesi, di Canelli, di Barbaresco, di Alba, no? E dice: ma da dove vengo? Vengo davvero da Alba? O vengo da Monticello, da Neve o da Cravanzana. Quindi anche questo è significativo, il fatto che non ha dei luoghi. Per Anguilla non ha senso andare da un'altra parte, cercare un altro posto, magari più vicino, coincidente col luogo di nascita, perché in realtà non sa qual è il suo luogo di nascita. La Gaminella, quello è il luogo cui si sente più legato, perché è il primo di cui conservi un ricordo. Il motivo profondo del suo viaggio, la ricerca delle radici, lo dice lo stesso protagonista narratore, quando dice che una persona alla fine si stanca di girare per il mondo, cerca di mettere radici e di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione. Lo vedete questo? Appunto nelle righe dalla 9 alla 11. Quindi questo tentativo disperato di trovare un senso, un'identità che però non riesce. Anguilla ripete la denominazione di quei luoghi che l'hanno visto ragazzo, che adesso sta ripercorrendo, notando però i cambiamenti, è tutto cambiato rispetto all'infanzia. Non c'è più nessuno, tranne Nuto, di quelli che lui ricordava. Cerca di fissarsi nella memoria questo passato. Anche questa è una cosa che noi abbiamo visto persino con Montale. Un tentativo disperato di far rivivere il passato. Infatti, uno dei romanzieri, tra l'altro, che aveva molto influenzato Pavese era Proust. E diciamo,
che la Luna e i Falò di Pavese corrispondono in un certo senso alla recherche di Proust, cioè la ricerca del tempo perduto di Proust, la ricerca disperata del passato, della propria storia, per riaffermare la propria identità. Il ricordo è fondamentale. Riscoprire i posti, risentire gli odori, provare di nuovo le sensazioni che avevano caratterizzato la sua infanzia. Però accanto a questo c'è l'angoscia. Angoscia perché non sa il nome di suo padre e soprattutto di sua madre. Non sa se è stato desiderato, se è stato voluto, se qualcuno gli ha voluto bene mai, prima di nascere, oppure se è nato un po' per caso, perché appunto questo fatto di essere stato abbandonato è come una macchia nella sua vita che persino la ricchezza, no? E il successo che ha avuto quando è andato in America non è riuscito a cancellare questa macchia, no? E così ancora poi insiste in questo brano sulla parola carne. Ha visto, vero, tante popolazioni, ha girato per diversi luoghi, ma adesso vuole ritornare lì perché che senso ha un'esistenza se non si lascia traccia, se non si ritorna, se non ci si lega alla propria terra, se non si consolida questo legame ancestrale e originario? E così poi racconta il suo passato. I bastardi dell'ospedale, quindi di questa specie di orfanotrofio, orfani abbandonati, che vengono poi presi, lui per esempio viene preso dal padrino, da questi poveracci, no? Perché comunque poi diventano delle braccia da lavoro, no? A questa gente, questi proletari, questi poveracci come Padrino La Virgilia, che non hanno figli maschi, tra l'altro, conveniva avere questo figlio adottivo, anche perché poi veniva data la mesata. Cioè, pensate un po' come erano poveracci questi qua, avevano bisogno della mesata, cioè del soldo, insomma, che gli veniva dato perché avevano accolto questo figlio trovatello. Quindi sicuramente anche, cioè, molta desolazione. Poi il passaggio alla mora. Quindi a un certo punto della sua adolescenza, vi ricorderete che Anguilla ricorda che è passato ad un'altra cascina, la cascina della Mora, in cui il padrone era Sor Matteo, Elvira era la sua moglie, detta anche la signora, e poi le tre figlie, Irene, Silvia e Santa, che, come racconterà appunto Nuto, sono tutte morte. Irene era la figlia maggiore, Silvia la seconda, figliastra di Elvira, e infine Santa, Santina, la figlia minore, quella che lui ricorda bambina, la più bella di tutte, no? Però quella che, come ben sappiamo, farà la fine peggiore alla fine del romanzo, appunto bruciata dai partigiani. Insomma, come vedete, un romanzo in cui questi ricordi del passato, lui cerca disperatamente, no, di ricordare tutti i nomi, il Massaro, Serafina, la moglie del Massaro, l'Emilia, la sua nipote, Cirino, Nicoletto, eccetera. Cerca disperatamente di ricordare questi nomi, questo passato, ma questo è un passato che è destinato a cadere per sempre. E quindi questo sogno di recuperare le proprie radici, come vedremo la prossima volta, non si realizzerà. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.